Allora, è abbastanza paradossale che una dimensione priva di senso come la malattia o la morte possa essere, cioè, come è possibile insegnare, attrezzare i ragazzi per la vita, insegnare il senso delle cose. In un ambiente in cui si rischia, a causa di malattie a volte anche molto importanti, di perdere il senso, il significato di tutto, il senso proprio della il significato della vita. Sì, chiaramente questa è una delle prime questioni che si pongono gli insegnanti che entrano all'interno di un ospedale pediatrico e che poi si pone anche secondariamente, no? Cioè, posto che ha scritto il libro, che in questo caso sono la stessa persona, cioè me, l'autrice. Io credo di poter rispondere così, che questo senso fin dall'inizio, fin da quando si entra in una stanza loro, in una stanza in cui ci sono loro, appunto i ragazzi, questo senso lo danno proprio loro stessi, perché sono loro in primis che vogliono vivere, a loro non interessa quanti se hanno avuto una diagnosi che poi a volte possono anche non sapere, ma voglio dire, al di là della diagnosi, a loro interessa fare delle cose normali. Giulia si dipinge le unghie in modo diverso tutti i giorni e questo è un segno potentissimo di normalità, no? Questa cura del proprio corpo, nonostante magari in alcuni giorni non abbia più i capelli a causa del ciclo dell'achenio, però lei continua in qualche modo a farsi bella e la sua bellezza la concentra tutta lì, tranne poi vediamo nell'unghia, nell'indice, che serve a fare gli esami e lei lo dice candidamente all'insegnante. Quindi questa normalità la mantengono prima di tutto i ragazzi e poi la trasmettono agli adulti. Importante il ruolo dell'insegnante per anche in una condizione di questo tipo, per aiutare a far emergere i talenti, la propria unicità, le proprie capacità. Quanto è importante quindi l'atteggiamento, il rapporto empatico dell'insegnante con il ragazzo? Con i ragazzi. Io credo che sia fondamentale, anche perché ormai si cita sempre la frase senza relazione tra appunto il docente e lo studente non c'è apprendimento e l'ospedale diventa paradossalmente il luogo della relazione perché c'è la possibilità di fare lezione ad un numero molto ristretto di ragazzi. Volta per volta, quindi non ci sono classi numerose, questo amplifica la relazione, fa in modo che l'insegnante possa conoscere anche delle minuzie dei propri studenti, no? Quindi che cosa amano, le loro passioni, i loro dispiaceri, quindi diventa un rapporto, non posso dire d'amicizia perché nell'amicizia c'è una qualcosa di orizzontale, non c'è una gerarchia. Ma sicuramente un rapporto di grande fiducia e di grande rispetto. E credo che la scuola, che oggi insomma vedo è sempre più messa in discussione, si rivela comunque l'unico strumento privilegiato, secondo me, per far emergere i talenti di tutti noi. C'è anche da considerare che una situazione di sofferenza come quella della malattia
rende più forti. Io ho sottolineato dei dialoghi in cui queste ragazze che avevano dei risultati di analisi migliori si sentivano euforiche, quindi tutto cambia, cambiano tutti i rapporti in base alla situazione, quindi forse ci si rafforza, se se ne esce fuori, si esce fuori più forti. Sì, questo sono molto d'accordo con lei. Si esce sempre molto più forti da un momento di sofferenza perché si arriva veramente vicino alla fibra del proprio essere, ad un'intimità con il proprio essere e con il proprio corpo. Credo che sia questo e in generale credo che sia così. Dunque, in questo libro si parla molto anche di adolescenza. Ida fa anche un viaggio a ritroso, quindi reinterpreta attraverso questa esperienza con i ragazzi, trova una nuova lettura della sua adolescenza. E io ho individuato un elemento, adesso non so se lei è d'accordo, su un punto cruciale. Tutti i problemi per quanto riguarda Ida dell'anoressia, di questo rapporto conflittuale, prima viscerale un po' con questa amica, e mi è sembrato di individuare una difficoltà principale ad amare se stessa, cioè quello che non è passato, probabilmente non è passato nel rapporto che Ida ha avuto con questi genitori che la criticano molto, che non riconoscono il suo bisogno di leggere, di studiare, quindi di crescere a un livello profondo, interiore. Questa incapacità di amarsi, tutto ruota intorno a questo. Anche forse per i ragazzi malati è questo il vero problema. Lei cosa ne pensa? Molto interessante questa domanda. Come tutte le altre, poi mi fa piacere che si stia andando così a fondo, ecco. E, guardi, io penso che in realtà l'incapacità di amarsi sia tipica dell'adolescenza, degli adolescenti, maschi, femmine, di qualsiasi orientamento sessuale. Perché è il primo momento, è la prima età in cui ci si confronta veramente e seriamente con il mondo esterno. Quindi si lascia l'infanzia, si lascia un mondo in fondo molto protettivo nella maggioranza dei casi, che è quello dei genitori, che in qualche modo confermano il valore dei figli e ci si confronta con gli altri. E, credo che per questo sia anche un momento così in qualche modo doloroso per tutti quanti, no? Perché non si ricevono le risposte che noi vorremmo. Anche oggi lei mi parlava di corpi malati che fanno fatica ad accettarsi. Forse su questo elemento posso diciamo aggiungere invece qualcosa di diverso, cioè io vedo adesso moltissime ragazzine, per esempio, che su Instagram i ragazzini lo fanno in un altro modo, modificano il loro corpo, quindi c'è un'intensa battaglia, no? E quello credo che corrisponda proprio ad un non amare abbastanza se stessi e cercare in qualche modo di migliorarsi, ma come? Secondo i modelli che propone la cosiddetta società, il mondo in fondo degli adulti. Quindi credo che questo non amarsi abbastanza corrisponda a tutti gli adolescenti, sia quelli sani che quelli malati. Poi il passaggio nell'età adulta si rivela, in qualche modo può rivelarsi problematico e c'è chi poi anche nell'età adulta non ama mai il proprio corpo. Quindi, secondo me, uno dei passaggi fondamentali dell'età adulta dovrebbe essere questo: amarsi un po' di più, accettarsi un po' di più. E questo non avviene per tutti, non coincide con un'età biologica. In questo libro si ride molto anche, oltre a così, cioè anche oltre alla malinconia obiettiva,
E ho segnato un passo di un'alunna che dice: Allora, io ho provato a leggere le lettere di questo Jacopo Ortis fino alla scena in cui Teresa sta seduta sul divano e lui, Jacopo, dice: Si fa tutto un film e scrive, scrive. Cioè, dai, prof, si capisce subito che a lei non gliene frega niente. È lui che si è fissato, mi pare matto, insomma, secondo me. Jacopo Ortis, tutto attaccato, è uno stalker. E qui viene fuori il bisogno di ridere, di essere un po' spensierati. E allora mi sono chiesta, visto che il libro è autobiografico, ma si ride? Si ride in ospedale con tutti i problemi che ci sono? Devo dire che si ride molto, si ride, si piange, tutte le emozioni sono amplificate, perché intanto è uno spazio chiuso che ha meno rapporti con l'esterno, intanto perché, per esempio, non nel reparto di neuropsichiatria, ma oddio, anche in quello poi alla fin fine, perché i ragazzi sono chiusi, non possono uscire, pensi che c'è un telecomando dell'uscita che viene chiamato il potere, e questi ragazzi scappavano e poi rientravano. In ematologia invece non possono proprio entrare gli altri, i cosiddetti visitatori, più di tanto perché ci sarebbero, porterebbero germi. Quindi lei deve immaginare dei luoghi rigidamente separati dalla comunità esterna, ma anche, voglio dire, non solo dalle persone, anche per dire, essendoci le finestre sigillate, non si può neanche prendere in faccia il vento, per dirne una. E quindi in questo microcosmo però avvengono dei piccoli miracoli, nel senso che si dispiega tutto l'animo umano nelle sue mille sfumature, e quindi sì, si ride anche molto. E poi invece, questa è una mia scoperta personale, ho capito finalmente il cinismo delle figure sanitarie, cioè di medici, infermiere, perché effettivamente quella, che è proprio un altro tipo di risata, una sorta di sorriso un po' cinico, quello a volte consente di andare avanti tutti i giorni in luoghi che altrimenti sarebbero solo di dolore. Anche una consapevolezza maggiore di quanto la vita sia preziosa, forse si ride anche per quello, per fare onore al miracolo della vita. Credo che questo sia qualcosa di più, un movimento più inconscio, ma credo che assolutamente sia presente in quei luoghi. E poi oggettivamente ci sono proprio, i ragazzi sono i primi a cercare la risata, a cercare di vedere, ma perché proprio costitutivamente, no? Hanno un tipo di fantasia rispetto all'età adulta che consente loro di vedere maggiormente una sorta di sentimento del contrario, no? Come avrebbe detto Pirandello, quindi di cercare sempre l'elemento buffo in ogni cosa. E siccome, come ho detto, insomma, dall'inizio di questo, così, di questo dialogo, i ragazzi che sono in ospedale mantengono inalterata una loro freschezza. Sono anche in questo molto simili a quegli studenti che magari l'insegnante sta spiegando e trovano qualcosa di buffo, qualcosa magari anche di tragico. Allora, nel libro si parla anche di amore, si parla molto del rapporto tra Ida e Mario e si parla di difficoltà ad amare, a lasciarsi ad amare. Quindi, come dicevo prima, tutta la storia è piena di sfumature, non ci sono personaggi, sono l'esatto opposto del personaggio ottocentesco che faceva pensare un po' a un burattino, per cui sono veramente molto molto credibili tutti, sia la protagonista che gli altri personaggi, anche quelli soltanto di sfuggita. E adesso ho sottolineato una cosa a proposito di cosa prova Ida nei confronti di Mario, perché mi ha veramente colpito. Allora, riuscivo ad amare Mario solo quando provavo pena per lui. Sentivo
Quindi non c'è una distinzione, lei buona, lui cattivo. Sentivo come un'aria, una musica, un sapore lontano. Pensavo a mio padre quando usciva la mattina presto per lavorare e le persiane della finestra che sbattevano forte per il vento. E poi pensavo a Mario, alle sue fatiche di ogni giorno, a me che non lo comprendevo, a lui che non comprendeva me, e mi sgorgava fuori una tenerezza dolorosa. Ecco, questo credo che sia è qualcosa di che poche persone credo possano riconoscere e ammettere. Quindi è una descrizione di un rapporto fatto di luce ed ombre da parte di tutte e due, in cui non c'è un colpevole, in cui non c'è una vittima, in cui entrambi vengono descritti nella loro complessa difficoltà a dare e a ricevere umanamente, quindi sono due personaggi estremamente umani. E quindi mi sono detta, questa donna, questa autrice, ha sofferto tanto, è molto attenta, sa che cosa è l'amore e che cosa è il disamore e che cosa è l'odio, probabilmente. Vuole aggiungere qualcosa? Su cosa? Nel senso, no, intanto mi fa piacere che abbia notato anche queste altre parti del libro, perché io ci tenevo molto a costruire una figura di insegnante che avesse anche una vita privata credibile, perché diciamo così, generalmente le insegnanti, soprattutto le femmine, le donne, le insegnanti donna, nei libri, nella letteratura, non hanno mai una vita privata in qualche modo degna di questo nome, no? Nel senso che si passa dall'immaginario della maestrina dalla penna rossa, oppure questo proprio per prenderla alla lontana, per arrivare magari a dei libri che chiaramente nascono su altri presupposti, ma che parla e che quindi in cui si parla solo di studenti e l'insegnante è sullo sfondo generalmente. Invece sono partita proprio uno dei punti fondamentali quando ho cominciato a scrivere il libro, che era che volevo togliere neutralità a questa figura, cioè volevo che in qualche modo anche lei si sporcasse le mani, che fosse evidente nella sua vita privata. Anche perché sono gli stessi studenti che non riescono mai a immaginare le loro insegnanti, di qualsiasi età siano, non riescono quasi mai a immaginarle al di fuori della scuola, no? Al di là di stereotipi e tutto. Quindi questo è stato diciamo, è stata una cosa un punto a cui tenevo molto. Poi, che dire, del resto, nel senso, sì, è chiaro che io ho raccontato una storia, ma al di là della storia c'è una mia opinione personale in cui generalmente nelle storie d'amore, a meno che non siano delle storie altamente patologiche, ma poi anche lì c'è chiaramente un rapporto tra vittima e carnefice, ecco, generalmente i ruoli sono molto mescolati e a volte si sta insieme ad un'altra persona appunto per motivi assolutamente così, voglio dire, che esulano certe volte dalla realtà dei fatti. Quindi mi piaceva far vedere questo aspetto di Ida Ragone, cioè che si emozionava per un qualcosa che poi alla fine non era neanche di Mario, ma era di suo padre. Quindi era di Mario e di suo padre, di tutte e due, cioè. Quindi un modo di innamorarci che poi ci riporta sempre invariabilmente nel mondo dell'infanzia. L'imprinting con il padre. Allora, un'ultima domanda che avrei voluto fare prima del collegamento. Allora, lei ha scritto anche questa sceneggiatura del film di Daniele Lucchetti e io ho ritrovato un'impronta
insomma, anche un po' molto visivo è questo romanzo. Ma scrivere sceneggiature, scrivere romanzi, sono due cose molto diverse, indubbiamente da un punto di vista tecnico, ma così una cosa a livello emotivo e poi che cosa le piace di più, se oppure entrambe o alterna a momenti, cosa le piace di più, cosa le entusiasma di più, la scrittura di un romanzo comunque forse più libera, o quella di una sceneggiatura dove invece c'è da rispettare, ci sono dei criteri diversi sicuramente. Sì, come ha detto lei giustamente, tecnicamente sono due cose molto diverse. Si tratta sempre di raccontare una storia, ma di raccontarla dal punto di vista cinematografico, sempre immaginando un'azione dopo l'altra. Quindi, insomma, la prima cosa da dire è che non si può far pensare un personaggio, o almeno se lo si fa pensare si deve far vedere cosa pensa, quindi c'è un obbligo alla visione che comporta poi anche un cambiamento di linguaggio. Io quello che posso dire è legato proprio alla mia biografia, cioè io nasco con una formazione prettamente letteraria, quindi non cinematografica, il cinema è una mia passione e quindi ho sempre voluto scrivere e ho sempre immaginato di scrivere dei romanzi o tutt'al più avanti dei saggi, visto che poi ho studiato molto a lungo Amelia Rosselli e poesia del Novecento. Quindi diciamo che non mi piace fare entrambe le cose, però sicuramente la mia natura è quella di scrivere in totale isolamento dei romanzi. Dopodiché, ogni volta che magari se ne possa presentare l'occasione, mi piace scrivere per il cinema perché è un lavoro collettivo, quindi ci si stacca per un momento dall'alienazione solitaria e ci si confronta invece con altre persone, per cui magari si scrivono due o tre scene, poi si sottopongono agli altri sceneggiatori perché di solito si lavora in gruppo e la scena ne può uscire anche modificata, quindi diventa veramente una bella, insomma, un bell'amalgama. Poi io sono stata fortunata perché ho lavorato con Daniele Luchetti, che aveva, diciamo, nelle vesti anche di sceneggiatore, e poi con Rulli e Petraglia, quindi devo dire che è stata un'esperienza molto formativa per me. Che utile poi per un nuovo romanzo. Sta lavorando a un altro romanzo? Certamente. Sì, generalmente poi, siccome adesso a volte ci sono dei tempi, non dico biblici, ma da quando si finisce un romanzo e poi i tempi delle case editrici, magari durante la firma, diciamo nel corso dalla firma del contratto all'uscita del libro può passare tranquillamente un anno, se non di più, ed è chiaro che ci sono altre, è chiaro, non è scontato, però sto scrivendo una storia, sì, sono già a metà. Una storia che parla di, ecco, effettivamente possiamo ricollegarci alla sua ultima domanda, alla sua penultima domanda, perché è una storia che parla dell'amore come sopraffazione violenta del più debole sul più forte, cioè il più debole deve amare il più forte per sopravvivere. Cominciano i bambini che devono amare i loro genitori, appunto, perché li possano nutrire per non morire. Da un Questo punto è di il tema. vista, insomma, non banale, ecco, da un punto di vista rovesciato. Di fondo, spero insomma di riuscire, perché poi chiaramente non c'è in me mai una spinta ideologica, quella, diciamo, il significato viene mentre si scrive. Io parto sempre, come immagino anche tutti i miei colleghi e le mie colleghe, io parto sempre da una storia che mi colpisce molto e che penso che debba essere assolutamente raccontata, come nel caso di D'Aragone e dei suoi studenti in ospedale. Come da testimonianza. Va bene, grazie. Allora, grazie di essere stata con noi e al prossimo libro. Grazie, io vi ringrazio molto che avete avuto questa pazienza di aspettare
di collegamento e veramente vi ringrazio molto per le domande e per le letture del libro. Buon pomeriggio, buon proseguimento. Mi chiama dalla California? Sì. Sì. Da Los Angeles. Da Los Angeles. Grazie a lei, Caterina. Buon pomeriggio. Per lei sarà mattina. Sì, infatti. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Non lo so. Grazie. E ci risentiremo sicuramente al prossimo libro, anche perché sicuramente sono temi anche molto interessanti, sì, da trattare, Gabriella. Sicuramente. Noi invece ci rivediamo fra 15 giorni, sì, sempre con scritture e scrittori. Grazie ancora, Gabriella, per essere stata con me oggi. E grazie soprattutto ai telespettatori.